Ci siamo! Bentornati tutti quanti a questo nuovo appuntamento sul canale Twitch di Round 2. Eccoci, pronti, con anche Pera che si lava. Grazie anche a Ellie, Ryu, che si è buona per 3 mesi. Ciao Elisa, grazie. Eccoci qua. Eccoci qua, pronti per una nuova settimana, chiacchiere, cose, col felpone. Sì, il felpone è un po' eccessivo. Minchia, una famiglia così fredda. Felpina. La felpina è leggera, no? Il felpone. A vederlo sembra più pesante di quello che è. A vederlo sembra... Sarò padrone di regolare la temperatura col padrone, come cazzo pare a me. Simo, grazie mille per il Prime. No, ho capito. Va bene. Siamo pronti per una settimana di chiacchiere, di gameplay, di robe, di un sacco di... Cioè, sarà una settimana bella intensa, mentre sì, l'Optr Sabona o Yoptr, non lo so. Ciao Marco, chi tu sta? Peruco fa solo diavoli, ho tato anche altri soggetti. No, fa anche altri soggetti. Ovvio che se vai lì e gli chiedi le margherite, non so se te le fa. Però sì, le fa anche altre robe. Guarda su Instagram le cose che fa. Dark Fabri 1991. Grazie per il sesto mese. Mi chiedono fosse tutto bene. Insomma, questo fine settimana ci ha dato dentro, Ci ho dato dentro. Ho finito Plague Tale. Ho scritto la recensione di Plague Tale. Ho letto la recensione di Plague Tale e l'ho mandata a Vance, perché oggi esce l'audio recensione e anche la recensione che la pubblico su Facebook in attesa del sito, che ormai insomma è di lì a venire. Doso 90, grazie per i 6 mesi. Gotham Knights mi sta prosciugando. Basta, bisogna mettere niente open world su Round 2, basta. Bravo, secondo me come scelta potevamo poi bypassarlo. Sei tu che hai voluto proprio insistere, io lo passavo proprio serenamente. Tu hai voluto, no, giochiamo. Grazie a Pacchio per i 5 mesi. Mi sono sposato un mese fa e quindi sono povero come la merda, quindi ancora per un po' vi dovrete raccontare solo il mio Prime. Va bene. Auguri. Per un po' però, esatto. Per un po'. Auguri per il matrimonio, per un po'. Poi conversione. La conversione che tanto appassiona il Fossa, sì. Va bene. Bene. Vabbè, è stato un weekend abbastanza un po' impegnativo anche per me, però vabbè. Per i gatti? Per i gatti, sì. La nausea è stata, esatto, male. Un po' così. Però va bene, si parte per una nuova settimana che sarà intensissima già a partire da oggi, nel senso che poi, al di là della live quotidiana delle nostre 2 ore mattutine, yes, stasera dalle 6 in poi, dalle 6 alle 10 ci facciamo 4 ore di gameplay puro e di chiacchiera, perché scadono non uno, non tre, ma 2 in bar. Esatto. Uno è di A Plague Tale, lo abbiamo già detto, l'altro non si può credo ancora dire, grazie a Cassar Templare per i 6 mesi. Però si potrà dire oggi alle 16. Ok, va bene. Diciamo che se fate uno più uno non è difficilissimo da capire. Se fate uno più Switch non è difficilissimo da capire. E quindi vediamo. Giocheremo entrambi i titoli, vi racconteremo entrambi i titoli, potremo recensire uno dei due, nel senso che potevamo recensire anche l'altro, ma fisicamente non è stato possibile. No, ma guarda, causa embarghi folli. Anticipo che forse anche Gotham Knight non ce la faccio arrivare a giovedì, cioè nel senso. Ma sì, siamo sul Round 2, si fanno le robe in... Come si fanno? Con grande rispetto per i ritmi della vita, esatto. E di tutto il resto. Sì. E quindi ne possiamo parlare, possiamo giocare, possiamo far vedere cose. Stasera, mi raccomando, non mancate dalle 18, perché... Però appunto, sono d'accordo con Kyrie McFly che dice finalmente si torna a parlare veramente di videogiochi. C'era bisogno un po' di titoli in arrivo sul mercato, di chiacchiere. Questa settimana c'è anche l'evento di Silent Hill, quindi questa settimana è bella tosta, perché questo gioco misterioso, Salterino, i protagonisti sono Salterini. Vabbè. Lo sono. Sì. Lo so. Una volta a turno. Esatto. Un salterino a turno. Plague Tale. Giovedì ci abbiamo Gotham Knights, Battle of Lost Heaven, l'evento di Silent Hill. Ecco. Che fai, non ce l'aggiungi lo State of Play? E quando? Giovedì.
Ma c'è già mercoledì che fanno l'evento di Silent Hill. Basta. Anche giovedì sera? Cioè, io sono felice, eh. Sì, sì, sì. Secondo me giovedì sera c'è. Poi vediamo. Secondo me giovedì. Secondo me domani lo annunciano. Per non farci mancare proprio nulla. Vediamo. Vabbè, vediamo. Io nel caso. No, chissà qualcosa, ma secondo voi io so. Non so niente, ragazzi. È una pura speculazione. Secondo me, questo giovedì qualcosina c'è. Se poi c'è, ce lo prendiamo. Se non c'è, stiamo a casa a dormire. Assolutamente. Però venerdì e domani non ho messo niente. Sì. Venerdì tenderei a confermare la scelta. Certo. Domani, Domani vediamo. Domani vediamo. Io domani devo portare il gatto dal veterinario comunque, quindi alle 15 non ci sono. Però vediamo un po' come si struttura la cosa, anche sulla base magari di quanto piacciono i giochi che mostriamo stasera. Ah, certo. Magari si può fare un'altra due ore a uno dei due. Sì, ci può stare, no? Potrebbe avere senso. Però io adoro questi momenti quando ci sono notizie ed eventi, sempre bello seguirli. Vabbè, certo, Raid, cioè, stiamo un po' scherzando, ma è chiaro che anche per noi è fondamentale, cioè, avere un mercato attivo porta utenti su Twitch, che ovviamente conviene a noi, ma anche avere cose di cui parlare, perché sennò veramente ci si appoggia a qualsiasi tipo di rumor, cose, eccetera, eccetera, quindi. Una roba su A Plague Tale, che voglio dire adesso, visto che Horus lo dice, lo chiede, Cibao lo recita, è scoppiato il casino per cui su PS5 e Serie X il gioco è a 30 fps. Non ne ho la più pallida idea, non possiamo ovviamente provare tutte le versioni, ci hanno dato il codice PC, io l'ho preso ben volentieri, anche perché l'ho giocato sul portatile Asus, punto esclamativo Asus, e fate un click, punto esclamativo Asus, fatelo sto click. Fate sto click. Quindi non ho assolutamente idea di come giri su console. Diversa la cosa di Gotham Knights, tra l'altro Knights, non l'abbiamo nemmeno mai visto su console, no. Nel senso che l'abbiamo sempre visto o in remoto con Parsec o alla Gamescom, sempre su un PC della Madonna. Esatto. Quindi non vi so proprio dire, e amici, dovete accettare il fatto che, non essendo una redazione ma un canale, ci sta che ogni tanto capiti la focalità su una specifica versione. Anche Scorn l'avevamo giocata su PC, per esempio Gotham Knights invece lo sto giocando su Serie X, e vi faremo sapere. Trex, guardalo, si abbona per il secondo mese. Confermato? Sì, viene, okay, viene. Sì. Ci sarà la pizza. Valterenta per tutto e uno ce l'ha a morte con Serie S, per riassumere. Sì, Gotham Knights. Credo che gli sviluppatori abbiano dato la colpa del fatto che giri a 30 fps a Serie S, ma non ho letto più approfonditamente. Vabbè. Gabriel invece dice: ho il terrore che torni ai 30 fps su console, che paura come enorme. Come se ne fossero mai andati. La certezza. Cioè, ma dove sono mai, sono sempre stati là. Puoi avere la certezza che i 30 fps su console torneranno e ci saranno altri titoli che li prenderanno come standard, ma sicuro al 100%. Ma ripeto, però, ma non se ne sono mai andati. Cioè, secondo me era solamente una suggestione data dal fatto che ci fosse una contemporaneità di progetti su due generazioni diverse, e che quindi le cose pensate per PS4 si spingevano facilmente a 60. Ma è chiaro che nel momento in cui poi pensi a ray tracing, un certo tipo di interazioni torni fisso a 30. Cioè, per me era folle pensare al contrario. Io l'ho detto 3 anni fa. A me spiace. Prima che uscissero le console, l'ho detto, mi hanno preso a sassate perché sarà lo standard. In questi 2 anni devo ammettere che ci è andata bene, nel senso che tanti titoli avevano, per esempio, il selettore e tutto quanto, certo, ma era una roba d'occasione, proprio perché appunto quei titoli lì affondavano le radici. Il conto è se gen. Tu mi dici un Returnal, è chiaro che devi spingere in tutto e per tutto per farlo andare, certo, a 60, e infatti non è un gioco spaccamascella, certo, tecnicamente, certo, però certo, a meno di eccezioni, un gioco come Plague Tale, che invece non fa dell'azione il suo fulcro, per me sempre spinge su, certo, sì, sulla grafica. Quindi purtroppo va a 30. Ma così.
Mirk, Forza Horizon e anche, è un gioco l'altro Horizon da altra parte. È un gioco cross gen. È un gioco cross gen ed è un racing game. Ed è chiaro che nei racing game si punti ai 60. Però secondo me dipende molto dal genere. Ma pensare che i 60 potessero diventare lo standard, punto e basta, da lì indietro non si torna, secondo me era proprio un pensiero, ma nemmeno, cioè, ardito, proprio sbagliato di per sé, perché c'è anche una fetta di pubblico, per me incomprensibilmente, però esiste, che preferisce genuinamente lo spettacolo dei 30 più ricco ma meno fluido. Quindi perché segarsela? Ragazzi, ma poi citate Ratchet, citate... Non è il punto di quello che è successo fino ad oggi, è il punto, è la consapevolezza che, avendo un hardware che non può essere upgradato, diciamo così, un hardware fisso, arriverà sempre comunque il momento in cui un team di sviluppo, più team di sviluppo, decideranno di puntare su altro e non sulla fluidità e sui 60 fps, e decideranno di puntare sul dettaglio grafico, perché legittimamente saranno... considereranno quella scelta migliore per il loro prodotto, e questo è, cioè, tranquilli che comincia a succedere adesso e continuerà a succedere costantemente. Poi insomma, ci sono anche varie situazioni. Chi cita Ratchet si dimentica di una cosa, ovvero che Ratchet deve essere ottimizzato per una piattaforma, che è PlayStation 5. I titoli multipiattaforma, che devono essere ottimizzati per più piattaforme, richiedono una metodologia di sviluppo differente, e ci sta anche che a un certo punto i team dicano: sai che cosa, su console teniamole così, invece che lavorare altri due mesi per farlo girare a 60 lì, a 60 di là, a 60 su, gira a 30, non ci rompiamo i coglioni. Sì. Cioè, ma soprattutto a livello proprio di, secondo me, expertise, organizzazione del lavoro, eccetera, è impensabile che un team first party, certo, e un team third party possano avere la stessa, proprio dico, dedizione a trarre consapevolezza della, esatto, macchina, e l'accesso alle stesse risorse, perché, certo, magari, cioè, uno, il punto è che magari, cioè, un team sviluppa una roba, gli dice, esatto, vai da loro e gli dici come fare a gestire la memoria, ma ce l'hanno raccontato tante volte, certo, i team interni hanno un certo tipo di documenti di comunicazione, di proprio accesso alle risorse, per cui magari Guerriglia riesce a far fare una cosa in un certo modo e a pesare meno su una certa componente dell'hardware, e lo condivide con Asobi. Non succede che invece lo condivida con Bandai Namco, cioè, però è così. Questo dispiace. Stamattina il nonno in cortile ha bestemmiato e la mia bambina di 4 anni lo ha ripetuto per un'oretta buona. Volevo rendere partecipi anche voi di queste gioie che la vita mi regala. Il consiglio è: non dire questa roba non va bene, se no la dice ancora di più. Esatto, fai molto finta di niente. Anzi, vai, go with the flow. Ah, se no, se tu dici no, quella roba lì non si dice, è subito. I consigli di vita di Marco Mottura per disinnescare le bestemmie infantili. Scusa, certo, scusami. Non ti sembra un ottimo psicoterapeuta così? Eh? Non ho l'indole rassicurante del... Va bene. Secondo me funziona. Poi, allora, no? Visto che stiamo tornando dal fine settimana, sempre l'aggiornamento culinario. Ah, ma ho visto che hai mangiato una roba che ti... Non era la tua mano però quello che tostava. No. Ristorante filippino. Ok. Con degli scrocchi strani sentivo. Era la foglia di banano che faceva. Sì. Okay. Però è incredibile perché butta fuori, rilascia proprio l'untino della foglia di banano, sì, l'aroma un po' di brutto. Buonissimo. 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 Cos'è che c'era dentro? Riso. Riso. Era peperoni, no? Un ovetto, sì, morbido. Bello. No, erano pomodorini e poi una carne molto molto saporita. Ma ho scoperto che questo ristorante, che sta vicino alla Microsoft House, accanto alla Microsoft House, Paolo Sarpi, sì. Sempre se l'ho dato. Sì, sempre. Infatti poi ho fatto un giretto, ho preso il bubble tea da The Alley. Da oggi c'è pure quello special
di Halloween. Alla zucca? No, non è alla zucca, è una roba strana. E quindi ho scoperto che questo ristorante per molto tempo è stato il primo su TripAdvisor a Milano. E grazie a Giapp per i 3 mesi di abbonamento. Assolutamente da provare, fra l'altro il cuoco è super carino e gentile, passa ai tavoli per chiedere come è andato, se andava tutto bene, se c'era qualcosa che potevano migliorare. Veramente. Nome del ristorante vogliono? Mubuhai. Come è scritto? E mo ve lo dico con esattezza, se andate sulle mie... No, Mabuhai, scusatemi. Mabuhai. Mabuhai, se andate sulle mie stories ancora per 4 ore trovate questa foglia di banano abbrustolita. E come l'hai trovato? Così, cercando. Ah, ok. Guarda là che arriva il link. Sì, quello lì. Veramente ottimo. E niente, poi mi sono finito The Bear. Bello. No, vabbè, ragazzi. Una delle migliori serie dell'anno. Io sono andato avanti ad Arcane, non l'ho finita, ma molto bella. Devo dire molto molto bella. E mi sta proprio molto piacendo nei toni, nei modi, vabbè, nella realizzazione tecnica esemplare, figa, bella, cioè capisco perché se ne parlasse in quel modo, assolutamente. La serie The Bear su Disney Plus è una serie Starz Original. Guardatela, sono 8 puntate. In realtà hanno già confermato una seconda stagione, ma devo ammettere che secondo me potevano, cioè, sento, l'hanno fatta anche perché si può fermare lì. C'è una puntata, c'è la 7ª puntata che è una roba allucinante, che è fatta tutta in piano sequenza. Uno sforzo interpretativo incredibile, ma piano sequenza fatto bene, di quello che, cioè, te ne rendi conto proprio alla fine. Mentre la guardavo io, poi sono arrivato alla fine e ho detto, cazzo, ma questa è tutta in piano sequenza. L'ho rimandata in play ed era tutto in piano sequenza. Una roba veramente allucinante. Fra l'altro, spiega di cosa parla, perché The Bear parla praticamente di un cuoco che è uno dei cuochi più bravi al mondo, che lavora al Noma, che è questo ristorante di Copenaghen considerato il migliore al mondo. Suo fratello, però questo cuoco viene un po' da una famiglia, diciamo così, di umili origini di Chicago. Suo fratello si spara, si ammazza e gli lascia, senza nessuna lettera, niente, un ristorante, ma un ristorante di merda, di quelli che fanno gli spaghetti per i turisti e i panini con la carne. E lui, diciamo, accetta questo lascito, cercando di applicare un attimino, per quanto possibile, le sue conoscenze anche della gestione della cucina a questo ristorante qua. Sì, molto, diciamo, osteggiato anche dallo staff che non vuole assolutamente fare una roba differente. Lui quindi molla tutto da Copenaghen per tornare lì? Sì, allora in realtà non si capisce benissimo se arriva da New York, cioè se ha militato a Copenaghen e poi ha fatto una roba a New York. Però molla l'alta cucina, diciamo così. Molla l'alta cucina. Ed è veramente incredibile. Fra l'altro mi ha risvegliato. Dov'è che è disponibile? Su Disney Plus. Mi ha risvegliato abbastanza anche la voglia di cucinare. Infatti sappi che in questo weekend mi sono dilettato a fare la mantecatura della pasta dell'aglio, olio e peperoncino, perché si parte dalle basi. Quando vuoi ti faccio un aglio, olio, peperoncino. Quando vuoi, prego. Mamma mia, mamma mia. Tranquillo. Va bene, perfetto, perfetto. Alla grande, alla grande. Fede, ma vai a cagare te la manina, sta attento, eh. Ieri sono andato a vedere Everything Everywhere All at Once ed è un film veramente figo, ve lo straconsiglio. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, Jordi. Sono stato all'evento di presentazione stampa e lo consiglio molto anche io, cioè veramente un film grandioso da vedere in sala con un certo tipo, proprio secondo me, di
effetto sorpresa che è bene non rovinarsi guardandosi l'ultimo trailer, che è vomitevolmente spoileroso. Non lo guardate, fidatevi, andatelo a vedere, perché proprio parte del viaggio è non sapere cosa succederà di lì a due minuti, soprattutto durante la prima ora più o meno di film. E secondo me quel pezzo è proprio quel pezzo, cioè larga parte del film è veramente indimenticabile, e guastarselo perché ti sei visto un trailer di troppo sarebbe proprio un peccato. Grazie a Perux per i 3 mesi, a Moncio per i 6 e a Raseft per i 4. Grazie di cuore. Grazie. Voglio dire che Everything Everywhere All at Once riesce anche, secondo me, nell'impresa di essere autoriale, originale, ma squisitamente pop. Cioè, secondo me, comunque sia, parla un linguaggio che è comprensibile, che è estremamente comprensibile. Anche perché il punto è il multiverso, grazie a Marvel eccetera, è diventata una roba proprio molto... Mi stai ringraziando Marvel? Mi dissocio, però diciamo che in generale ha portato questo racconto così, però ci sta che sia più comprensibile, e questo sì, è comunque un merito di Marvel come concetto rispetto a quello che poteva essere magari, che ne so, 15 anni fa, sì, o 10 anni fa. E io sono, cioè, continuo a sostenere che secondo me, tra l'altro anche parlando con altri amici la pensano alcuni uguali, altri no, a me il finale non è piaciuto, cioè nel senso che secondo me semplifica tantissimo, lo butta un po' via secondo me come film. Secondo me no, per me è proprio quello il punto, è che su una roba, come posso dire, linearissima e comune e cioè, che succede nella vita di tutti i giorni, ci puoi costruire sopra un'allegoria e un discorso e lo puoi rileggere in maniera anche veramente molto molto elaborata. Non lo so, secondo me è più tara luce vino, come scrive Sashimarra. Eccoci, pronti. Vai, tua. Io sto qua così adesso. Metto comodo. Second. Vabbè, allora mi metto comodo. No, tu devi spiegare. Io devo essere... Tu devi fare quello serio. Io faccio quello. Oggi no, vabbè, non c'eri. Scusa. Ho capito. Scusami, Sakont chiede: ma non ho capito. Non fate più parte di Every Eye? No, oggi così va bene. Punto esclamativo YouTube. Abbiamo anche un canale YouTube in cui ricarichiamo cose. A proposito, grazie per il feedback nella recensione di Scorn, che è stata cliccatissima. Se volete cliccarla ancora, a noi ci fa molto piacere, grazie. Lì c'è la prima diretta inaugurale, che risale allo scorso 2 maggio, quando è nato il progetto Round 2, e abbiamo spiegato un po' quelle che sono le intenzioni, le idee e il fatto che non siamo più sebriati. Sakont che dice: scusate, non lo sapevo, perdono. No, ci fa molto piacere. Perdonaci un po', perché è una gag oramai. È una gag perché quasi tutti i giorni arriva qualcuno a chiedere. No, ci siamo, la risposta seria è che ci siamo separati da più di 5 mesi ormai, e questo è un progetto nostro e indipendente, e Imperialo si abbona per il sesto mese. Ora, io sono un tipo alla Ted Mosby e le cose si fanno serie, potrei chiedervi la mano. A parte gli scherzi, vi si ama e grazie per la compagnia, se non mi porti il corno blu. No, comunque, a parte le battute, cioè anche perché la prendiamo un po' a sorridere, perché a volte gente genuinamente lo chiede, non lo sa, altre palesemente fa finta. E quindi, però, no, è un progetto nuovo, è un progetto diverso, dove, come avrai visto forse in questa mezz'ora, c'è spazio sia per i videogiochi che per completamente anche altro, e ci piace così, con dei toni un po' anche magari più personali, a volte un po' più sopra le righe, e quindi se ti va ovviamente di sostenerci, per noi fa la differenza, perché è una cosa che abbiamo creato dal niente io e Francesco, e che ovviamente portiamo avanti sulla base del supporto vostro.
A proposito della review di Scorn che hai citato, sì, ho visto che comunque sono arrivate delle, anche lì sotto, come giusto che sia, dei messaggi con opinioni diverse, ah, sì, e contrastanti. Me li sono persi. Sì, sì, cioè li avevo letti fino a un certo punto. Tutti, insomma, ci fanno comunque complimenti per la review e per il piglio discorsivo che gli abbiamo dato. Però in tanti, cioè alcuni dicono che dopo averlo giocato, magari sono arrivati proprio ieri, non subito venerdì, sì, ma anzi insomma... Sì, ieri devo ammettere che ho solo guardato i numeri, che ero curioso, però non ho letto i commenti. E molti dicono no, per me purtroppo è un'occasione sprecata, perché gli enigmi non sono niente di che. E la roba che mi sento di dire è che è vero che gli enigmi non sono niente di che, cioè sono enigmi, diciamo, molto tradizionali, applicati all'interno, sì, di una cornice veramente di orrore biomeccanico, però anche concettualmente, cioè quello che sposti, cioè quello del labirintino che devi fare su tre schermi differenti, cioè quello delle rotazioni in cui devi allineare, diciamo, tre cerchietti che però non ruotano mai indipendentemente l'uno dall'altro, grazie a Gabricon per i 6 mesi. Grazie mille. Mi dispiace però che una parte del pubblico ritenga che l'anima di Scorn possano essere gli enigmi, perché secondo me gli enigmi sono, come posso dire, sono un meccanismo per tirarti dentro un alone di mistero. Tu devi capire come funzionano questi meccanismi, queste cose, e ogni tanto ci sono anche appunto dei momenti più classici. Però il punto in realtà lì è quello di una narrazione che veramente parla di sacrificio, di martirio, di trascendenza, di... Tra l'altro dobbiamo fare un video, vogliamo fare un video di spiegazione. Sì. Che gireremo, se non oggi, domani. Sì, perché probabilmente domani. Domani, sì, ecco, sì. No, domani. Perché dobbiamo, cioè, volevamo parlarne, ecco, anche un po' più esplicitamente. Sì, perché secondo me il punto è che, cioè, quello che il gioco va a raccontare, e soprattutto anche come ti fotte il cervello intrecciando personaggi e linee temporali, diciamo, non proprio personaggi, però insomma, entità, protagonisti, parassiti. Aspetta, ecco, fammi ringraziare, scusa. Diciamo così. Secondo me quello è proprio una cosa estremamente preziosa. Fammi ringraziare il giocatore anziano, grazie. È una cosa estremamente preziosa. E io voglio dire che sì, non è un videogioco classico. Credo che in questo periodo usciranno videogiochi classici che formalmente su Metacritic si prenderanno anche di più, perché sono più canonici e più inquadrabili all'interno del discorso di un videogioco classico. Ma il valore veramente dell'atmosfera, delle tematiche e della artisticità anche che Scorn propone, io credo che sia veramente indelebile. Sono d'accordo anche con Nicolas e con Oni che dice che le fasi di shooting non mi sono piaciute tantissimo. Io non sono ben d'accordo, fanno proprio pena secondo me. No, fanno pena, per no, me però... Io no. E anche lì però secondo me, ragazzi, secondo, cioè, me di nuovo, sono solamente non delle... è uno sparatutto, esatto, cioè è un anche lì secondo me tutto ricollocato all'interno di un sistema di progressione anche faticosa, gestione delle poche risorse, tu sei sempre lì che devi guardare le sacche di sangue, i pochi proiettili che hai, l'esplorazione diventa funzionale a scoprire veramente uno di quei distributori che ti permette allora di liberare una zona, ecco, io no, mi dispiace che poi uno davvero va su Metacritic e vede Asterigos 8.4, Scorn 7.2, quando il valore creativo, tematico di Scorn è imparagonabile, ma secondo me anche artigianale. Vabbè, ma scherzi, cioè, lo contavamo, cioè, a pranzo l'altro giorno, io e Francesco stavamo parlando di quanto anche deve essere stato complesso mettere in scena quel mondo a livello di texturing, modellazione, definizione,
illuminazione, effetti, cioè è un gioco fatto da pochissime persone come opera prima, ma se ci pensate a quanto ricco è ovunque tu guardi, in momenti sì, sì, in cui tra l'altro magari tu ci passi attraverso un corridoio una volta e fine, cioè sono fatti solo per essere nemmeno guardati da vicino, sì, ma sì, attraversati e basta, eppure hanno un livello di dettaglio, ricchezza, proprio come sono scolpiti nei minimi particolari eccetera, che è molto secondo me sopra le righe, ed è impossibile, credo, non rendere atto di quello che hanno fatto da questo punto di vista. Sì, per me è incredibile. Sono d'accordo con chi dice che l'atto 5 è veramente una mostra interattiva, cioè l'atto 5 tu vai a un museo di bassorilievi che ti fanno scoppiare il cervello. E sul sito nuovo uscirà fra l'altro un articolo a firma di Giulia Martino che racconterà l'arte di Giger, e vedrete che veramente ci sono delle sovrapposizioni fra le opere di Giger e quello che si vede in Scorn, che sono veramente allucinanti. Chi chiedeva, le fasi shooting non sono così secondarie? No, nella parte centrale non sono neanche secondarie, anche se è vero che forse c'è solo nell'atto 5 un momento in cui devi per forza sparare, non vorrei sbagliarmi, sì. Secondo me nella parte centrale, che tra l'altro a me è piaciuto un sacco quel momento, quello mi è piaciuto molto anche a me. Nella parte centrale invece puoi comunque gestirti scappando, ok? Sì. Secondo me qualche fucilata la dai, sì, per liberare, diciamo così, le zone che più ti fanno comodo, però anche in quel senso il gioco ribadisce la sua volontà di non essere uno sparatutto, cioè volendo puoi anche non ucciderli quei nemici, non è che lo scontro con quei nemici è propedeutico all'andare avanti. Tra l'altro sono nemici comunque lenti, schifosi, sono delle sorte di sanguisughe intrecciate l'una con l'altra, una sorta di human centipede delle sanguisughan centipede. È vero, no? Sì, sì, è vero, è verissimo. Buongiorno ragazzi, senza fare polemica, 36 minuti di live, 4 stop di pubblicità da 2 minuti per un totale di 8 minuti su 36. Avete messo voi questi settaggi oppure Twitch? Grazie per il beat. 8 minuti su 36? No, mi sembra che non sia, che non corrisponda alla realtà. Non abbiamo nemmeno fatto cose di iniziative con Twitch, pubblicitario, robe varie, quindi. Però aspetta un attimo, perché voglio essere abbastanza sicuro di questa cosa qui. Qua la pubblicità è prevista per un totale di 7 minuti all'ora, cioè, anzi 6.9 minuti all'ora, quindi 8 su 36 non è realistico. Non so, se è successo non è colpa delle opzioni di base. Tutto questo grazie a Dave che ha regalato un abbonamento. Grazie. Quello che voglio dire comunque, ragazzi, è che il sostentamento di questo canale, noi facciamo le promo, capita, c'è NordVPN, punto esclamativo NordVPN, tutto quanto. Il sostentamento di questo canale arriva, cioè anzi l'esistenza di questo canale è garantita dagli abbonamenti Prime, livello 1 e via dicendo. Ergo, chi non e dalle pubblicità, quindi chi decide opportunamente anche di non supportare con un abbonamento, con il Prime, si becca le pubblicità. Per me 7 minuti all'ora ci possono stare, mi sembra che sia un quantitativo opportuno. Non ci sono gruppi editoriali alle spalle, quindi se Round 2 esiste è perché esiste l'ecosistema Twitch. L'ecosistema Twitch funziona così: se non vi abbonate, vi beccate le pubblicità. Fermo restando che c'è né obbligatorio abbonarsi, né però se non hai voglia di abbonarti e ti becchi la pubblicità, è suca. Cioè, nel senso che
Non costa tantissimo l'abbonamento, se non puoi supportarlo ci mancherebbe. No, no, però 7 minuti in un'ora, ragazzi, 7 minuti di pubblicità in un'ora, se andate su Mediaset mi sembra ce ne siano di più. Sì. Ok, quindi vabbè. Non è obbligatorio 33.000 disiscritti in un colpo. Digli che è obbligatorio. Ragazzi, è obbligatorio. Grazie Jay Cava per i 5 mesi di abbonamento. Grazie al commento ho realizzato che poco fa avevo la pubblicità e quindi dovevo rinnovare. Vedi, perfetto. Quindi grazie. Anche sulla Rai, esatto, pago il canone e vedo la pubblicità, è normale. Lasciamo perdere. Vabbè. Grazie a Simon Tal per i 3 mesi. Per i sei mesi. Fossa, perché non riattivi i commenti sulla tua pagina Facebook? Non lo vedo corretto, capisco i commenti tossici, però non è carino. No, ma che cazzo? Cioè, ma scusi, non c'entra niente. Ma poi uno potrà fare quello che vuole. Cioè. Grazie Mazzo per i 3 mesi. Non è una questione di carineria, è una questione proprio di tempo che posso o non posso dedicare alla piattaforma. Non ho piacere di... che quella piattaforma lì... saranno cazzi tuoi. No, cioè, quella tua pagina Facebook, ma te la potrai gestire come c'hai voglia. Eh sì, però lo sai, vabbè, c'è sempre siamo dice... veramente alla follia, però scusa. Capito. Vabbè, cioè, ragazzi, ma non scherziamo, cioè, ma un profilo tuo lo gestisci come vuoi, non è carino, togligli il like, va da un'altra parte. Cioè, ma che roba è? Ma nel senso, ma voglio dire, ma perché se non c'ha voglia non lo fa? Veramente c'è sempre qualcuno che punzecchia, purtroppo anche qualcuno che ha voce, cioè nel senso che ha anche un seguito che poi polarizza, secondo è diventato che non ascolto, non amo ascoltare le opinioni altrui perché ho tolto i commenti di Facebook, capisci? Ma se anche fosse se pure fosse è il tuo spazio, è il tuo spazio che usi per lasciare come una bacheca delle cose che vuoi postare senza per forza interagire. Lì non c'ho voglia di interagire. Devi giustificarlo. Veramente la follia totale. Vabbè. Fosse solo per Marco, questo canale sarebbe già andato in vacca. Non ho letto. Dov'è? Il litigio e bestemmie. No, ma figurati. No. Non mi sembra, però cioè, se uno viene secondo me a dire delle robe che onestamente cioè, penso che la libertà di gestire un profilo personale sia come minimo sacrosanta, cioè arrivare a dire non è carino bla bla e dire cosa deve fare uno sul suo profilo. No, ma poi cioè, grazie a Marco Giochi per i 6 mesi, ma poi il punto è che secondo me si tratta proprio anche di una questione di ecologia di tempo speso sui social, nel senso che è chiaro che comunque se poi attivi i commenti, io non so, anzi proprio perché di solito ho piacere di ascoltare le opinioni di chi le lascia, non sono la persona che attiva i commenti e poi non se ne cura. Se attivi i commenti, un po' di diciamo magnetismo la piattaforma lo esercita, nel senso che ti viene certo di tornare, comunque scrivere, guardare, vedere, guardare, rispondere, cioè nel bene e nel male, cioè non qualcuno dice i commenti tossici, no, ma non è questione solo dei commenti tossici, è questione che magari arrivano 10 domande legittime, non tossiche, positive, cioè, ma anche neutre, anche pubblico una recensione e la gente arriva lì e ti chiede quanto dura perché non l'hai scritto nella recensione, oppure che ne pensi di questo, oppure elabora un po' di più questo concetto, oppure come l'hai giocato, dove l'hai giocato. Cazzo, ma se devo spendere anche ore di tempo a gestire quella cosa lì, purtroppo mi crea veramente degli impedimenti nella vita privata e professionale, nel senso che più spendo tempo lì, meno tempo ho per fare altre cose legate al mio lavoro e altre cose non legate al mio lavoro, Che riguardano degli spazi sacrosanti che ognuno deve avere e che nessuno deve perdere in nome dei social. Quindi, ragazzi, capite che è una questione di veramente vivibilità. Anche perché comunque sia, per esempio, un'altra roba che faccio è cerco di rispondere a tutti su Instagram,
e ne arrivano tanti di messaggi, ma cioè centinaia di messaggi. Oggi mi hanno pure fatto una multa perché stavo rispondendo un messaggio vocale su Instagram, ah, 110 euro, vabbè, ci sta, mentre guidavo. Quindi cerco di rispondere a tutti. Cazzo, se una piattaforma decido di non mantenere l'interazione con i commenti, capite? No, ma anche perché tra l'altro secondo me il punto è che magari su Instagram, proprio perché comunque è un'interazione one to one dove la gente fa meno la grossa per fare il fenomeno, venire a cagare il cazzo eccetera eccetera, rispondi pure più volentieri, perché qualsiasi cosa certo ti venga detta, che sia una cosa positiva, che sia magari anche una critica, rispondo almeno a te, certo, con modo, se ti poni in un certo modo, con piacere, perché ci sta. Però secondo me lì è proprio anche una differenza di piattaforma, cioè di modo di porsi, che su Facebook sia da anni una latrina, cioè è lì da vedere. Sì, sì. Quindi, cioè, secondo me tranquillamente uno può scegliere di lasciarla come piattaforma di comunicazione a una sola via e fine. Non è che è maleducazione. Se uno non gradisce questa cosa, ripeto, cioè, sì, non è obbligatorio seguire. Ciao Anna, buongiorno. Pische arriva e dice: a proposito di Instagram, ho visto la storia del Fossa con il countdown su Silent Hill, che mi sono perso. Konami ha ufficializzato che alle 23 di questo mercoledì c'è un evento dedicato a Silent Hill e al futuro di Silent Hill. Yes, in cui verranno svelati, a questo punto si presuppone, vari progetti in cantiere, perché questa cosa continua a tornare, e mercoledì sera ne sapremo di più. Che cosa ti aspetti? Vogliamo dalle 10.48 sì, si può cominciare? Sì, stavamo già parlando di videogiochi. Io mi aspetto quello di Bluebird Team al 100%. Solo una cosa? No, secondo me non quello, al 100, un evento. Quello al 100%. E magari una roba con Sony. Sai che tra l'altro la fascia oraria proprio di Sony è quella lì. È proprio quella lì. Certo. Ma e un extra che non c'entra un cazzo. Tipo mobile, tipo sì, merchandise. Bravo. Ma nemmeno un gioco. Mi ha fatto ridere oggi un messaggio che mi è arrivato su Instagram. Dice: mi aspetto un pacinco e tipo una nuova linea di collari per Aschi. Questo io non lo escludo. Cioè, nel senso che veramente mi aspetto della roba che dici: no, ma aspetta, cosa? Ricordiamo la sveglia di Final Fantasy VII. Sì. Il momento media shopping in quello stream con lo sveglione. Però sì, cioè, quello che do proprio per scontato che se non c'è ci resto tipo boh, è il come si dice? È quello di Bluebird Team. Di Bluebird Team. Sì. Bluebird Team assolutamente, assolutamente me lo aspetto. Si parla di un nuovo capitolo in esclusiva per PS5, di un remake del 2 di Bluebird Team e di un gioco a episodi. Vabbè, non... per esempio, ecco, se vogliamo entrare al di là delle voci, se facessero un remake del 2, a me comunque sembrerebbe strano. Cioè, che tipo di operazione è? Un remake di Silent Hill 2? No, no, lo so. Cioè, è un po' particolare. Sai, però, ecco, ne parlavamo su Gong. Se non ricordo male, di come Silent Hill 2 e Legacy of Kain 2 abbiano, in maniera un po' paradossale, però è proprio oggettiva, allora, nel secondo capitolo quello più riconosciuto, no? E su questo sono d'accordissimo, è anche quello che ha la sua, come posso dire, grazie al marcio per i 4 mesi, cioè che dà finalmente piena forma a un'idea, a un mondo, però tu hai detto Legacy of Kain. Legacy of Kain è una roba già differente, perché prima era Blood Omen e poi è arrivato Legacy of Kain, che comunque sia, secondo me, ha una sua autonomia, nel senso che se tu cominci a giocare a Legacy of Kain sai che c'è Kain, che è il re dei vampiri, Reziel viene, diciamo, tradito dai fratelli, buttato giù, bella lì, è un incipit che comunque sia, anche se non conosci gli eventi di Blood Omen, secondo me funziona. Silent Hill 2 preso oggi così da chi non ha giocato Silent Hill 1, secondo me comunque
fa una sensazione un po' diversa, particolare. This is Gianluca, grazie per il Prime. Non è vero, ragazzi, che però Resident Evil è partito dal 2, perché Resident Evil, il Rebirth, addirittura su GameCube avevano rifatto il primo. Cioè, il primo Resident Evil è stato abbondantemente riproposto. Reso accessibile, comunque. Cioè, certo. Oggi se io mi voglio giocare Silent Hill 1, se mi voglio giocare Resident Evil, il Resident Evil originale, lo faccio, secondo me, in versione anche opportunamente ammodernata, no, sicuramente, chiaramente non ai livelli del remake di Resident Evil, però insomma, se io oggi mi voglio giocare il primo Silent Hill, boh, non lo so. Mi sembra, mi sembrerebbe un'operazione comunque particolare. Mi comprai GameCube solo per Rebirth. Grande acquisto, Rebirth era eccezionale. Però commercialmente non avrebbe proprio senso, dai, pur se è la più banale delle ipotesi, vorresti fare il remake di tutti i Silent Hill che fai, parti dal 2, anche solo per far conoscere il prodotto. È quello, secondo me, il punto, che la saga di Silent Hill, fra l'altro, che è rimasta dormiente per così tanto tempo, secondo me ha bisogno anche di una ripartenza forte, ok? Cosa che magari la saga di Resident Evil aveva meno, cioè sentiva meno la necessità. Però secondo me al tempo stesso, cioè, se devi ripartire, sì, comunque è una scommessa, nel senso che oggi non sei sicuro che possa avere quel tipo di, come si dice, di ritorno, eccetera. Però se tu parti da quello che è comunque più pop, e il 2 è più famoso dell'uno, cioè più richiamo dell'uno. Sì, sì. Vabbè, su e quel... non è che sono proprio seguiti uno diretto dell'altro, che dici, no, oddio, no, che succede. No, no, sono d'accordo. Quindi, da questo punto di vista, d'accordo, sono d'accordo. Se te la rischi, perché comunque o rischiartela, vai con quello che sai sicuro che può avere, che più impatto. No, anche sta, perché se poi hai avuto quel grosso impatto il 2, se anche dovessi a ritroso rifarti l'1, sulla scia del 2, del buon successo del 2, potrebbe comunque avere più trazione l'originale. Io forse di Legacy of Kain e su River ne so poco, però secondo me un po' di difficoltà di comprensione del discorso potresti averle anche tu. È esattamente quello che ho detto, che parte da Blood Omen e poi arriva Soul River. Ha detto che semplicemente il nome è diverso. Ho detto quello. È male, però è veramente incredibile. Lurker, primo messaggio nella chat, deve di sta puttanata. Ma tra l'altro l'hai detto, però vabbè. Avessi detto una cosa sbagliata. Vabbè. Buongiorno ragazzi, sto per finire Death Stranding, che mi è piaciuto molto. Dopo vorrei iniziare Outer Wilds, me lo consigliate? Percepisco toni spigolosi. È easy, che ti devo dire? Che dicevi? Se consigliamo Outer Wilds dopo Death Stranding. Scusami, Outer Wilds dopo Death Stranding. Secondo me, cioè, nel senso, però sì, assolutamente. Il punto è che credo che non ci sia niente come Death Stranding, quindi Sì, no, ma non capisco perché diceva che Death Stranding, cioè perché crede che possa esserci un problema per Outer Wilds dopo Death Stranding? No, della serie. Mi sta piacendo Death Stranding, dopo quello vorrei giocare quest'altro, me lo consigliate? Vabbè, Outer Wilds, cioè, consigliato a prescindere. Ci sta, però non nel legame con Death Stranding. Cioè, secondo me non è per forza della serie. Ti è piaciuto quello, allora... No, assolutamente. Grazie Marco per il Prime. Non c'entra niente. Cioè, non sono prodotti che in qualche modo si parlano, secondo me. Outer Wilds è assolutamente da fare. Preparati, perché forse anche quello è un gioco un pochino contemplativo, ma secondo me lì è più interpretativo, e poi comunque c'è tanta esplorazione, c'è tanta indagine concreta e attiva. Senza legame, dice così. Senza legame. Allora vai tranquillo, assolutamente vai tranquillo. Outer Wilds è un gioco eccelso, quindi è veramente una perla dello sviluppo indipendente, una di quelle robe con dei mind blowing importanti. Bene, ci sta. Buongiorno, sempre ottimi come podcast da sottofondo, buona giornata. Grazie mille. È un modo di fruire di
dei nostri contenuti che ci fa piacere. Ci fa piacere essere un po' effetto radio, da qui l'investimento nei microfoni, però anche appunto prescindere un po' per forza dal video. Certo, in video magari vi perdete gatti che fanno cose, robe del genere, però ci fa piacere se possiate seguirci anche così. E proprio per continuare a seguirci solo e soltanto in formato audio, punto esclamativo podcast, così. Yo. Ogni giorno, più o meno, perché non sempre sentiamo la necessità di dedicarci a Gong, nel senso che vogliamo farlo quando ha senso, non perché sì, perché è un impegno. E punto esclamativo Gong, appunto, per ascoltare il nostro podcast. Podcast con l'attualità quotidiana, a volte audio recensioni, come è successo venerdì, come succederà oggi, i Q&A, i gaming che facciamo ogni due settimane, il prossimo sarà martedì prossimo, e quindi bene, bene, bene. Gigan chiede se recensiremo a Plague Tale Requiem, assolutamente sì, fatto, scritta, la pubblico oggi, e oggi yes. Alle 20 si gioca a Plague Tale in diretta. Ah, alle 20, eh? Alle 18. Ok, no, pensavo fossero il contrario. Vabbè. No, alle 18, fino alle 20, Plague Tale. Va bene. Bene, ottimo. Alle 20 scade l'NDA. Sì, alle 20. Che bisogna fare? Alle 20 si parla. A Plague Tale è sul pass, assolutamente sì. Sì. Avete seguito la vicenda della doppiatrice di Bayonetta? No, non particolarmente. Ho letto marginalmente. Anch'io ho letto dei tweet, ma non mi sono messo ad approfondire. Ho letto che le avevano offerto $4,000 per doppiare il gioco e ha rifiutato, e quindi è stata cambiata. E poi ho letto che, non mi ricordo il doppiatore di che cosa, tipo ha preso $150 per fare un personaggio e grande sollevazione popolare. Presidente Cappella, grazie per il Prime. Io ho difficoltà a commentare, nel senso che non conosco la paga base di un doppiatore per un lavoro del genere. Non saprei neanche io, infatti. Non... Però è chiaro che immagino che ci sia, cioè, era la doppiatrice principale, no? Sì. Immagino che comunque, cioè, ci sia un monte ore di lavoro importante. Quindi non ne ho genuinamente idea. Non lo so, no? Il punto è che non so neanche qual è la... Ma Camilla si è cancellato da Twitter. Per me è stato sospeso da Twitter per aver bloccato troppa gente insieme per poi cancellare l'account. Grazie ad Ale per i 6 mesi. E ha chiesto di boicottare il gioco e per questo insultare la nuova doppiatrice e la Madonna. Mi sembra un po' assurdo. Non ho idea di quanti... Cioè, davvero, non ho idea di quanto siano... Prova, vai sul tweet di Irene. Eccolo qua. Ah, vabbè. Però bisognerebbe ascoltarlo. Vabbè, poi addirittura in due parti. Vabbè, poi ce lo sentiamo. Magari ne parliamo, anzi, in Gong. Sì, direi di sì. Il punto è che, ripeto, io non so quanto sia... Mi sembrava strano Scabu che avesse chiesto di insultare la doppiatrice a caso, ma cioè... Ma vi pare? Comunque ha fatto 3 tweet per un totale di 7-8 minuti di chiacchiera. Non ho idea, cioè il punto mio è che non ne parlo perché non ho idea di qual è la paga giusta, e non so se dovevano offrirle, ipotesi, 15, le hanno offerto 4, che era una cosa insultante per il suo lavoro, e tu dici vabbè, allora vaffanculo. Non lo so. Veramente non lo so. Vabbè, no, non lo so neanch'io. Cioè, non mi piace commentare perché non so quale deve essere il $4,000 in America è il minimo sindacale per 4 sessioni da 4 ore l'una. Il problema nasce dal fatto che la doppiatrice in questione è inattiva da diversi anni al di fuori di Bayonetta, ergo questo sarebbe il suo unico introito al di fuori di eventuale fiere. Vabbè, insomma.
No, davvero, non so come commentare, perché non so quale deve essere la... Stamattina ne ha parlato Fabio Kenobi, ti ha detto che i soldi offerti sono pochi. Ok. Mi fido di Fabio, nel senso che ha sicuramente più esperienza di me e di noi in generale nel merito. Non lo so, cioè non mi metto a tipo fare quello col forcone perché la gente ha deciso che sì, cioè, se non ne ho idea, non ne ho genuinamente idea. Sicuramente non ne esce bene nessuno, cioè non ne esce bene Nintendo, non ne esce bene lei, probabilmente ci perde anche il gioco stesso, visto che Bayonetta aveva anche una voce molto particolare, riconoscibile. Boh, non lo so, non ne ho idea. Sì, non... cioè bisogna anche capire quelle che sono le ragioni che hanno evidentemente spinto a fare un'offerta così al ribasso, nel senso che magari, per esempio, non lo so, sto speculando in maniera completamente a caso, cioè magari hanno visto dei preordini bassi, che ne so, cioè, non ho idea. Grazie a Phil di Ferro per il livello 1, grazie mille di cuore. Poi, esatto, dipende tutto da quante linee di testo c'erano da doppiare, cioè se tu dici poco e tanto, magari parlava un sacco o magari parlava pochissimo, cioè non ne ho idea, non so. No, però mi domando se ci sia stato anche, cioè se il fatto che sia arrivata veramente anche a rendere pubblica la questione... più che l'offerta, cioè magari non si è seguita una contrattazione in cui magari... Addirittura le offrivano meno prima, scrivendolo fra. Ah, ok, in cui magari l'hanno trattata in maniera non propriamente, diciamo, elegante, perché insomma, fanno un'offerta, magari tu hai anche la libertà di dire no, guarda, grazie, basta. Certo. Se addirittura certo. Arrivi proprio a... rendere la questione pubblica sì, probabilmente c'è stata una frizione... anche più concreta. Scusa. Dai Marco, se devi andare, vai. Ha aspettato l'uscita del gioco per fare casino, questa cosa si sa da più di un anno. Ecco, questa magari non è proprio una cosa super elegante, ecco. Ma poi credo che abbia rotto anche l'NDA. Vabbè, lì in quel caso, quando uno decide di fare casino, fa casino nel momento, nella maniera più rumorosa possibile. Lì ci sta, a quel punto decidi di andare contro l'azienda. Se per te l'azienda non vale niente, filosoficamente magari non vale niente neppure quell'NDA, fermo restando che poi te lo possono magari far valere da un punto di vista economico. Però vabbè, in tutto ciò Bayonetta uscirà regolarmente? Sì, Moody Alien, quello assolutamente sì. Ha rotto l'NDA svelando il prossimo progetto di Platinum. Questo invece, credevo avesse rotto l'NDA, cioè sulla, come posso dire, sulla sul compenso, perché magari insomma anche quando ti fanno un'offerta ti fanno anche firmare un accordo di non divulgazione, non lo so, però se ha rotto anche l'NDA per un nuovo progetto di Platinum, vabbè, comportamento un po' peculiare. Ok. Mamma mia, da capire, non lo so. No, comunque ragazzi, perdonateci, non procediamo perché non abbiamo seguito. Dicono che ha rotto l'NDA solo sul contratto, comunque non su altri progetti. Cioè, però, ecco, vedete, la ragione per cui è bene non parlare di robe che non si sanno è che, cioè, non si può ascoltare questa chat. Esatto, se dice, uno dice che ha detto di insultare la nuova, l'altro, cioè, ragà. Grande, se le cose a noi, quando soprattutto ci fa piacere ovviamente avere un supporto vostro e spesso preziosissimo, però se volete magari riportare qualcosa, aiutarci eccetera, cercate di farlo con un minimo di come posso dire, consapevolezza anche dell'importanza delle parole, sia confessati i crimini della P2, cioè, se no veramente diventa, l'ho interpretato così e ecco, cioè, non lo so, ecco, vediamo, poi ci guardiamo i video, ne parliamo eccetera eccetera e ne riparliamo, facciamo così, perché altrimenti veramente sì, se no vale, non se ne esce più, assolutamente.
Però è stato un bel esperimento di come ogni tanto si creano anche delle sfumature un po' come così, fantasiose, no? Sì, assolutamente. Era la carne del pino Silver. Da un mese sto forte con Persona 5. Volevo chiedervi: avete ancora la pazienza, il tempo e la propensione di giocare centinaia di ore un videogioco? Che rapporto avete con i JRPG? Io ho giocato un solo JRPG che mi è piaciuto da morire, che è Skies of Arcadia. Perché non, è un genere che non mi ha proprio mai appassionato. E se un gioco dura 100 ore, chiaramente non è un gioco per me. Per me, ragazzi. Tra l'altro, cioè, Persona 5 l'ho anche iniziato e mi stava pure piacendo. Bellissimo. Cord Last, grazie per il segnamento. Grazie. Io purtroppo non ce la faccio più a giocarli con regolarità. In realtà è un genere che a me invece in passato ha appassionato tantissimo, ho frequentato tanto, dai tempi della prima PlayStation fino a PlayStation 1 e PlayStation 2 era proprio forse uno dei generi che frequentavo di più. Oggi, per esempio, Persona 5 non Royale credo sia l'ultimo che mi sono fatto, perché già immagino però facendo fatica, cioè il punto fatica, è quello. Molta fatica, tra roba, non so se c'è qualcosa che mi sto perdendo, ma è veramente difficile, sempre più difficile dedicare quel monte ore a un prodotto. Secondo me è un problema proprio legato anche banalmente, cioè, all'età che avanza, nel senso che hai impegni diversi, hai tempo diverso da dedicare a quella cosa, poi magari riesci a trovartelo, però lo devi fare veramente col crick. Sì, vabbè, Final Fantasy XV era precedente a Persona, mentre 7 Remake, sì, 7 Remake l'ho giocato, però sì, 7 Remake è anche secondo me un prodotto particolare, no, infatti, cioè, mai paragonabile al monte ore richiesto da Final Fantasy VII originale. Ecco. Grazie a Latan per il Prime, grazie mille. Esatto, è quello, Gabriel, anche perché se si ha un lavoro diventano prodotti che durano 2-3 mesi in cui giochi un gioco solo ed è impegnativo. Ti aggiungo un'altra variabile, che magari proprio perché hai altri impegni e altre cose, son dei prodotti per cui se tu smetti di giocare per una settimana, finita. Cioè, non è che dici, boh, lo riaccendo e so più o meno cosa stava succedendo, ti dimentichi di magari come era fatto un certo livello, che tipo di rapporti avevi con certi personaggi, anche magari veramente delle sfumature della trama di dove eri arrivato. Cioè, per funzionare bene devono essere un racconto molto continuativo, molto partecipe. Se lo diluisci lo depotenzi anche tantissimo, secondo me. Sì, sono d'accordo. È la ragione, l'opposto è la ragione per cui invece, per esempio, mi trovo molto più oramai a mio agio con i giochi indie, che sono più brevi, più diretti, non si perdono in mille cose, vanno dritti al punto e fine. Poi, no, come ho detto tante altre volte, c'è l'eccezione dei roguelike, che poi magari finisce che ci gioco 70 ore, però è diverso, perché per esempio secondo me se tu non giochi per una settimana a Hades, torni lì, fai cacà, ma fai tre run e sei tornato a dove eri prima. È questione più di memoria muscolare di che altro. E invece in un gioco del genere, dove c'è tutta la sovrastruttura, la roba, per me è particolarmente impegnativo. No, a Elden Ring non ce ne ho fatte 300, dai. Elden Ring non ce ne ho fatte 300. Ce ne ho fatte un buon quantitativo. Beh, ma sei arrivato a 100, no? No, però 70 l'ho superato. Non ho fatto tantissimo. Ci sta, però, cioè, comunque, se molto proprio banalmente, se per arrivare a 100 te ne mancava ancora un pezzo, cioè consistente. Sì. Mancava un gioco lungo, lungo. Sì. No, Elden Ring io forse l'ho fatto in 72, 74. 74, mi pare 74. E sono soddisfatto, non gliene avrei date di più, vi dico la verità. Secondo me non è detto che arriveranno a tagliare ore, anzi non lo penso. Io credo che sia un genere che ha quel tipo di impostazione, quel canone che piace all'utenza, e a meno che non venga
percepito in maniera proprio forte, anche con una certa coesione nel manifestare che sono troppo lunghi i JRPG, non cambierà niente. Cioè, il punto è che parlano a un pubblico evidentemente diverso da quello che possiamo essere noi, banalmente. E ci sta. Cioè, non credo che per questo però debbano andare incontro a un cambiamento. Questo è l'apprezzo. GT Live Watch dice: torno sul tema minutaggio pubblicitario da una breve ricerca. Per la RAI il limite di affollamento pubblicitario è fissato al 7% ed è destinato a scendere al 6% dal 1 gennaio 2023. Il tetto riguarda le fasce orarie tra le 6 e le 18, tra le 18 e le 24. Il limite per ogni ora è del 12%. Per quanto riguarda invece le altre TV nazionali commerciali, in chiaro il limite stabilito passa dal 18 al 20% per le fasce orarie tra le 6 e le 18. Le pay TV avranno un tetto del 15%. Quindi esattamente il massimo per le altre ore è 20% di 60 minuti diviso 5, 12 minuti. Eh beh, ci sta. Quindi, come dice Antonio, abbonatevi. Per me è comunque assurda la percentuale della RAI che paghi il canone. Però vabbè, non apriamo questo discorso. Cioè, secondo me il canone è che costa proprio 2 lire. Siamo di 0.1 sotto il massimo RAI. E se paghi il canone... Portiamo il plastico di Porta a Porta immediatamente qua e sediamoci sopra fortissimo. Il canone è per il possesso di apparecchi di riproduzione, smettila! Il canone è per il possesso della televisione. Vuoi la televisione? Paga! No. Vuoi la televisione? Levatemi il fatto di vedere la RAI. Datemi la possibilità di togliermi la RAI e di non pagare il canone e io godo, tra l'altro. Si può. Me lo mangio. Tassa di possesso. Per non vedere tassa la RAI. Tassa di possesso. Godo, guarda, proprio godo. Non vedere la RAI, non mi interessa vedere i loro, come fanno loro lo sport, che sembra rimasti negli anni 70 a commentare le partite in modo scandaloso. Levate tutto, via, va bene, perfetto, va benissimo. Posto. Marco, ci buttiamo in no, politica. L'antenna mi serve per vedere il direttore Ravezzani con SWS. Ci buttiamo in politica e facciamo. Ma arrivo a dire che anche Mediaset, nonostante partorisca robe tipo Le Iene o Striscia la Notizia, da cui mi dissocio proprio in maniera estrema, ultima, però vabbè, la RAI non ce la posso fare. Scusate ragazzi, ma ho visto adesso, perdonatemi, che c'è una richiesta di riammissione. Vabbè. Dottor Monkey, no, questa la voglio sì, leggere. Sì, dai. Avete provato Hogwarts Legacy? Ci chiede ad agosto. Non so se le abbiamo risposto. Buongiorno, mi consigliate un roguelike light per un neofita, diverso da Isaac? No. Xbox alla Gamescom ha annunciato una vagonata di giochi nel Game Pass, Sony un aumento di prezzo. Poi dopo, negli USA l'inflazione non c'è. Dopo 9 minuti. Dopo ringraziamo 9 minuti. Gli ucraini, opportunamente bannato, richiede la riammissione dicendo... Fanculo Fossetti e i nazisti ucraini. Va bene. Guarda, dottor Monkey, accettato un enorme coglione. Bravo. Cioè, tra l'altro si ride, ma ci sarebbe da piangere, però vabbè. Prendiamo la serie. Stamattina è frizzantella. Mattina sì. Un po' frizzantella. Io, va bene, l'altro va ho chiuso perso tutto. Abbiamo perso tutto. Vabbè, niente. Però ci teneva proprio a leggere questa cosa. Fossa. Aspettate che torniamo. Dateci un attimo che non stiamo rileggendo. Tra l'altro, la roba divertente. E in tutto questo, riapri Facebook e te lo deve scrivere su Facebook che sei un nazista ucraino. Come ti permetti? Maleducato, che non ti fai dare del nazista su Facebook.
La roba divertente, eh? La roba divertente è che è stato bannato tipo ad agosto, credo durante la diretta della Gamescom, in cui hanno annunciato l'aumento di prezzo. Me lo ricordo. Certo. E la richiesta l'ha mandata oggi. Ha valutato l'evolversi della situazione internazionale, ha visto effettivamente come si è evoluta il fronte ucraino, ha aspettato. Cioè, allora, secondo me sul fanculo Fossati l'aveva già metabolizzato prima, okay. Però ha voluto aspettare, l'aveva scritto, era già lì, lì pronto, okay. Poi ha voluto aggiungere comunque un altro pezzo, vabbè, ci sta, ci sta. Grazie a Icky per i sensi d'abbonamento. Vabbè. Fantastico. E vabbè, ragazzi, va anche così. Stamattina, ripeto, un po' frizzante. È un lunedì così. Va bene. Speriamo che il ragazzo che viene a pranzo sia una persona per bene. Diciamo almeno questo. Ah, fanculo Fossetti l'ha scritto pure sulla scheda elettorale. Perfetto. Grazie per i 20 bit. Avete detto che ad Obsidian nelle ultime dichiarazioni piacerebbe fare un nuovo Fallout? Non l'avevo letto. No, non l'avevo letto neanche io. Tra l'altro, fanculo Fossetti, c'è una specie di allitterazione musicale che è... È bella. È bella, sì. Ci potrebbe fare un pezzo rap anche Vance. Sì, sì. Su questa cosa di Obsidian, non lo so. Che succede? 990. Sai che sarebbe stato il millesimo? Lo sai che sarebbe stato il millesimo? Questo qua che ti dava del nazista. L'hai bannato via e lui non c'è. Basta. No, fine, è inutile, basta. Era il millesimo a lui. Se mi connetto io arrivano 1000. Guarda, sono scesi, se ne sono andati. Basta, fine. Comunque, ti aspetti che Obsidian possa tornare su quei video? Io spero di no. Secondo me loro in realtà sono proiettati ad altro. Io spero che siano proiettati ad altro. Perché secondo me comunque una interpretazione, diciamo, di quel canone comunque l'hanno già data con The Outer World, di cui hanno già annunciato il 2. E secondo me sono riusciti comunque anche a dargli una sfumatura un po' diversa, sia nei toni sia nella caratterizzazione della science fiction. Non escludo che magari possano fare qualcosa proprio sul modello New Vegas, che di fatto era... non proprio uno spin-off, ma molto personalità distinta. Esatto, con una personalità sua specifica. Ma il mio desiderio è vederli su altro, anche perché, cioè, ultimamente mi sembra proprio, grazie Edoardo per 5 mesi, grazie per il supporto, che fra Pentiment, fra Grounded abbiano dimostrato anche la voglia di andare oltre, di fare qualcosa di nuovo, di esplorare nuove IP. Ma infatti io dico una cosa, mi piacerebbe che continuassero così. Io sono molto d'accordo, cioè, secondo me come proprio categoria, grazie a Heracles per i 2 mesi durante queste dolorose di studi universitari, figurati, quello che voglio dire è che come videogiocatori siamo un po' troppo, secondo me, come posso dire, vincolati a quello che... accozzati a quello che è stato. Esatto, proprio così. Lì, fermi, fissi. E invece avere anche, secondo me... Proprio così che voleva dire. E là, tutti appesi, incattiviti, che vuoi tutto quello che c'hai già, però se lo rimodificano un attimo, no, che è sta merda. Cioè, è la celebrazione di quello che ti ricordi tu, raccontato in quel modo, ma solo e soltanto in quel modo lì, perché se poi me lo tocchi è tipo, diventa sacrilegio e veramente con le fiaccole a gridare al mostro. Invece, secondo me, anche avere proprio la leggerezza di dire, ok, esistono delle icone, esistono dei personaggi che ci hanno cresciuto, a cui siamo affezionati, però pure... Che è il momento di lasciare andare. Ma anche perché creativamente
fossilizzarsi sugli stessi, magari in questo caso non è il personaggio, ok, non è la mascotte, non è certo, Mario o Nathan Drake, chiaro. Però è un certo tipo di mood. Questa roba, secondo me, diventa a lungo andare, soprattutto quando si parla di saghe pluridecennali, un vincolo. E allora non è più bello vedere dei creativi che invece sono liberi di spaziare su cose diverse, orgogliosamente non per tutti. Cioè Pentiment non avrà mai l'appeal di Fallout, ed è bello che sia così. Cioè io sono proprio contento che sia così. Pentiment direct a me è un altro che secondo me quando arrivano le recensioni la gente dice mamma mia quanto dura, c'è 8 ore, quanto c'è da leggere, quanto c'è da leggere, ma sicuro è noioso, dura 8 ore, le decisioni non cambiano la storia, guarda, siamo già lì, cioè sicuro. Vabbè, e sempre per citare i tre della Gamescom che noi abbiamo premiato, così come cacano il cazzo Eye on Life, sicuro, perché è troppo scurrile, ha le battute, ha l'umorismo del 2002, sicuro. Quindi non lo so. No, ho detto 8 ore, frangi per dire, non credo che duri 8 ore, però non ne durerà sicuramente 200, ecco. Però quello che, cioè, a me invece piace l'idea di un mercato, magari, e anche chiaramente è un'opinione personale, ma in perfetto accordo col commento che stavamo facendo prima sulla domanda che ci aveva fatto Gabriel. Cioè, a me piace di più l'idea di giocare tante cose diverse, piccoline, che ti portano in un mondo, che hanno carattere, che hanno carisma e che iniziano e finiscono in un lasso di tempo utile a fartele godere e avanti il prossimo. Che tra l'altro, secondo me, questa è una filosofia che si sposa bene, per esempio, con l'idea del Game Pass. Sì, sì, certo. Alla grande. Alla grande. Che non le giga. I gigamostri da 800 però, miliardi di euro. Secondo me, cioè, nel a me caso fa paura. Di Obsidian, dico la verità. Sì. Mi fa, per rimanere in tema Bethesda, a me Starfield fa paura. Paura. Cioè, è un progetto a cui io non mi avvicinerò perché. Lo trovo da un lato super affascinante, perché per esempio ne abbiamo parlato in Gong l'altro giorno, quando si vedevano i genuini stralci di mondo, personaggi, cose, bellissimo, cioè mi ha dato delle vibe anche un po' alla Destiny, un po' alla Star Wars, di quella space opera lì, che comunque su di me ha un fascino, certo. Perché è molto esotica da scoprire, eccetera eccetera, però al tempo stesso, cioè, io non ce la faccio ad approcciarmi ad una roba che già so che mi taglia fuori. No, io lo giocherò, perché comunque, insomma, spero che possa avere anche, come posso dire, se è un modello Skyrim, comunque c'ha anche una sua main quest, no, nemmeno una main quest, cioè c'ha la possibilità di darti soddisfazione anche senza esaurirlo al 100%, ok? Quindi ti fai una selezione delle quest, della main quest e delle quest che per te più contano, le giochi e te ne esci comunque soddisfatto, ok? Quindi io mi avvicinerò. Però sono comunque d'accordo con te che non debba essere sempre solo quella la direzione. Anche se in realtà Obsidian comunque, cioè con Avowed, credo che andrà in quella direzione. Cioè io credo che Avowed sarà più un progetto più piccolo, ti aspetti? No, o direzione Fallout? Io mi aspetto direzione Skyrim. Skyrim, sì. Ok, magari non l'esagerazione di... Sai che invece io sono sincero, io invece mi aspetto una roba un po' diversa. Io mi aspetto... Cioè un RPG un pochino più guidato? Sì, un po' più contenuto nei modi e nei toni. Cioè, secondo me non si mettono a rifare quello che hanno già fatto con un nome diverso. Ma loro non l'hanno fatto. No, ok, però dico seguire quella via lì. Anche intendo proprio a livello di branding di Microsoft. Cioè, gli fai fare la fotocopia di... Però, attento che Avowed, cioè, o lo hanno ripensato dopo l'acquisizione di Bethesda... O comunque è nato quando Bethesda e Microsoft non c'era, È vero anche questo, sì. È vero che non erano ancora unite. Sì, è vero questo. Sì. Secondo me aveva tutto il senso del mondo prendere Obsidian e dire facciamo lo Skyrim di Obsidian. Sì. Quando non avevi Bethesda. Adesso che hai Bethesda,
magari un po' meno, però se lo sviluppo l'avevi già fatto partire. Però boh, non so perché io ho sempre avuto l'impressione che potesse essere, ti ripeto, una cosa un po' oggi un po' mi trollo. Nuccio, grazie, grazie mille per il secondo mese. Grazie. Ciao Fosse e Marco, volevo farvi sapere che vi ascolto ogni giorno sia qui che su Gong, proprio mentre lavoro ad un videogioco in uno studio in Italia. È molto stimolante sentire parlare di videogiochi dell'industria mentre si sta lavorando proprio su quello, quindi grazie mille per tutto quello che fate. Inoltre, fun fact, Fosse, non so se ricordi, noi due abbiamo fatto serata alla Sagra del Tortello quest'estate con Dario e il ragazzo che ha capelli lunghi e la camicia a fiori. La Sagra del Tordello, per favore, ok? Sappi che quella serata lì è stata, ha contribuito alla morte del mio menisco destro. Sappi quella cosa. Ufficiale, il menisco di Fossa è andato, old roll, balie, sono tutti gesti atletici o pseudotali che possono avere un influsso sulla sua stabilità, sul suo deambulare, sulla sua, sul suo benessere. Quindi mi raccomando, grande moderazione. È ufficiale, signori. Invece è finita la Golden Age. Esatto, è finita la Golden Age. Invece un'eccezionale Mottura che oramai padroneggia i campi di calcetto, ma questa settimana non gioco, però vabbè. Padroneggia i campi di calcetto, poi prende delle prende botte, delle qua, saccagnate, esatto, esattamente qua. Questa fine settimana non esco. Mi è venuto un po' di nausea, devo ammettere. Con senno di poi non so se sto usando quel gol, prendere gol, esatto. Sì, sì, sì. Vabbè, però i miei compagni hanno esultato come se avessimo segnato. Vabbè, vabbè, è così, è così, è così. Vai su che forse c'era qualcuno da ringraziare. Ah no, c'era da leggere quel messaggio. Dai, aspetta, lo ha evidenziato, leggiamolo, poverino. È davvero un grandissimo peccato che una perla rara come Scorn non riceva la dovuta attenzione del pubblico mainstream. Sicuramente un titolo non adatto al grande pubblico, che però sono sicuro non sia nemmeno informato della sua esistenza. Secondo voi viviamo ancora in un periodo in cui parlare di alcuni tipi di linguaggio un po' più estremi come fa Scorn sia ancora un tabù per la maggior parte? Allora, non so se è un tabù. Sì, in parte sì. Beh. Cioè Scorn arriva a fare delle robe, sì, che sono veramente tabù. Io non sono nel mondo che non, sia ancora, che non sia stato bannato su Twitch, sono sincero. La parte finale per me è veramente, veramente, veramente estrema. Esatto. So. Ha anche dei difetti, però è al limite. Secondo me lì non è un discorso di non sono abituati a capirlo, è ancora prematuro. È una roba che è troppo, cioè... È troppo in tutto, cioè un gioco che sceglie di non avere mezze misure e che come tale, secondo me, già loro stessi a livello autoriale sapevano benissimo di provocare delle reazioni molto forti. E ci sta, ci sta. Io penso che... Sì, però, cioè... Non posso, cioè, sia una roba che non può mai ambire alla massa. No, è quello il punto. Cioè, ma non perché la massa non è pronta, ma non sarà pronta neanche tra 10 anni. Cioè, è troppo estremo. Sì, no, su quello sono abbastanza d'accordo. Cioè, ma loro lo sanno che deve, che vuole essere, cioè, vuole avere anche uno shock value per, insomma, per riprendere quello che dicevamo invece sulla cucina folle. Questo è uno shock value di altro tipo, artistico, ma è chiaro che aliena una parte del pubblico. Sei contento? Però secondo me, cioè, mille! Non ha comunque un... Cioè non aveva certe ambizioni e anzi, come ho detto anche nella mia recensione, secondo me ci sta... Ma proprio tranquillamente che non piaccia in maniera genuina a un tot di persone, e non è che quelle persone lì non capiscono un cazzo, non gli piace e basta, non è per tutti, cioè non può esserlo per il tipo di approccio che ha, per il tipo di per esempio narrazione che mette in scena, quanto sforzo richiede in termini di partecipazione,
per decodificarlo. Certo. Se vuoi, se vuoi non lo decodifichi e non capisci un cazzo. No, se non lo decodifichi, secondo me ti lascia proprio, cioè forse resti anche male tipo della parte finale, cioè se non ti metti a interpretare quello che succede o a cercare di, secondo me un po' resti anche male, al di là. Vabbè, perché non c'ha non ha la storia raccontata nella maniera canonica, però secondo me non, cioè, ci resti male più durante che non alla fine, nel senso che non lo fa mai durante tutto il gioco. Cioè non è che fa il gioco, che ti spiega, ha un tipo di narrazione canonica e poi finisce, boom, non ti dice nulla. No, è vero. È costantemente. Non ti piaceva così. Già da subito. Sì, sì, okay? Cioè già da subito dici per me non ci arrivi alla fine, sì, perché non ti ha convinto. Al tempo stesso, però, secondo me, cioè, è proprio nella sua essenza questo essere volutamente così. Lo potevano fare più commerciale. Guarda, hanno scelto di non fare. Assolutamente sì. A me dispiace solo una cosa. Urz dice: a me non dà fastidio che la gente non piaccia, a me dà noia che dicono che faccia cagare, quando in realtà è una piccola perla. A me non dà fastidio. Ma che te ne frega? Cioè, no, non ti toglie niente. A me una Urz. Cosa dà fastidio. Che comunque sia, ci sia stata una parte della critica, del discorso, diciamo, videoludico, che lo ha, cioè che non ha neanche provato a spiegare che è veramente impossibile, secondo me, ricondurlo ai canoni classici del videogame. Ok? È quello per me il punto. Per me va benissimo dire che è estremo, che non ti è piaciuto, che non è per te, però il punto è che se tu riconduci il discorso a un discorso di modernità del gameplay, di durata, longevità, cioè se tu vai a prendere un po' i canoni con cui si inquadrava il videogioco negli anni 90-2000, secondo me a quel titolo lì gli fai un grande disservizio. Ma non perché poi devi dire: ah, allora lo estrago da quel discorso e quindi diventa bellissimo. Assolutamente no, può anche essere lo estrago da quel discorso e comunque sia, per il ritmo, per l'incedere, per la macchinosità, non mi acchiappa. Però è evidente che l'obiettivo specifico e dichiarato di quel prodotto sia quello di uscire fuori dai canoni del videogioco tradizionale. E infilarlo, esatto, ci si è ostinati a infilarlo in qualche categoria di genere, che però il gioco stesso vuole rifiutare in primis, è quello. Cioè, secondo me bisogna almeno render conto che il team di sviluppo ha provato a fare quella cosa lì, poi può essere riuscita, non riuscita, opportuna, non opportuna, però è chiaro che, cioè, andare a ricollocarlo nelle categorie videoludiche più tradizionali, secondo me, è proprio fare uno sgarbo anche al concetto che c'è dietro. Grazie Lord of the Beer per i 4 mesi. Va bene. Niente, tutto qua. Grazie a Verde. Grazie Verde per i 6 mesi. Ryan dice: io avrei preferito che non ci fossero nemici, che fosse solo un gioco con enigmi ed esplorazione. Purtroppo l'effetto wow dell'aspetto artistico dopo un po' è andato a noia. Sapere che in fondo è un gigantesco corridoio elevando la prima parte mi ha fatto perdere anche l'interesse nell'esplorazione. Ma ci sta, Ryan, assolutamente, ripeto, non è un prodotto per tutti. Invece Passerotto dice: a me sta roba piace un sacco, che la gente si sforzi a categorizzarlo, questo conferma la sua unicità. No, a me invece non piace, ripeto, cioè sono d'accordo con te che la difficoltà che c'è nel categorizzarlo dimostri la sua unicità, però a me non piace che tutto vada categorizzato. Perché se tutto va categorizzato necessariamente, anche chi apertamente rifiuta le categorie, significa che quell'operazione di superamento dei limiti delle categorie diventa sempre più difficile per i prodotti, per i team di sviluppo e per il discorso sul videogioco stesso. Cioè io sarei molto felice se invece questo discorso sulle categorie si superasse un pochino, andando a focalizzarsi sulle caratteristiche specifiche dei prodotti piuttosto che su come quelle caratteristiche si rapportino con i generi classici e tradizionali.
o no? Io sono con Antonio. Più passa il tempo e più sento il bisogno di giochi del genere. Un mercato che spesso ci sbatte in mondi enormi pieni di cose da fare, ma un titolo così concentrato, intenso e lineare ci vuole ogni tanto. Ma secondo me, oltre che concentrato, intenso e lineare, ci vuole proprio un titolo che rifugge quelle categorie, cioè un titolo che non vuole essere l'action adventure tradizionale, lo stealth, il JRPG, un titolo che vuole essere altro, vuole utilizzare il software nella sua estrema plasticità per risultare espressivo, per comunicare qualcosa. Va bene. Sempre Scorn? Sì, sì, sempre Scorn. Abbiamo siamo andati avanti sugli stessi binari. No, ma ci sta. Vai, finiamo. Secondo me il punto è, due minuti, secondo me il punto poi è anche comunque collocarlo nella maniera corretta, e non so quanti l'abbiano fatto, di opera prima di un team serbo. Cioè, il punto è che è un gioco figlio del, secondo me, del suo territorio. Un americano non avrebbe mai fatto quel videogame, perché si prende delle libertà tematiche su cose che sono tabù. Cioè, secondo me si vede che è un gioco europeo e che è un gioco di un paese che ha avuto una storia recente molto travagliata, fatta di, appunto, estremi, che non ha paura di esibirli. E arrivo anche a dire che il fatto che noi li abbiamo visti gli sviluppatori abbastanza avanti con gli anni, cioè più avanti della media dello sviluppatore, secondo me, per esempio, ha avuto anche un impatto su come hanno rappresentato Giger. Nel senso che se avessero avuto 30 anni, Giger sarebbe stato Alien. Appunto. Quindi facevano l'inizio, che è coi corridoi, con quel modo, le spine dorsali, eccetera, eccetera. L'inizio è Alien, ragazzi. Esatto, cioè, è quello, infatti. Il punto lato è... Lato 1 è Alien. E il punto è invece dove arriva. Per arrivare a quel livello lì, grazie a Fiorek per i 6 mesi, serve invece, secondo me, una consapevolezza di Giger della sua arte, che può arrivare da due vie: o uno che è molto appassionato a, e quindi può anche essere giovane, ma se lo recupera, si recupera il Necronomicon, si recupera certe cose e scopre che cosa faceva lui, che non è solo Alien o il microfono di Jonathan Davis, che sono le due robe più pop che ha fatto, ma un sacco di illustrazioni di cose precedenti, anche solo i bozzetti, come ho già citato, preparatori dello Xenomorfo. Cioè, la bocca che gli usciva, la seconda mandibola, era un cazzo, letteralmente, in origine. Tutta questa roba, secondo me, non è casuale che invece venga da persone che hanno un'età più avanzata, perché magari, molto banalmente, negli anni 70-80 erano persone giovani in quel momento e si sono goduti quel Giger lì. Sì, sì. E quindi aveva una consapevolezza diversa anche nel metterlo in scena. Sì, sì. Cioè, non è, secondo me, una roba banale. E Passerotto fa cough cough. Ma è esattamente quello il punto, Passerotto. Cioè, secondo me hanno... Sono più grandi di te tutti. Quindi figurati. E quella roba... Cioè, il modo in cui tu ti relazioni a Giger, soprattutto se lo conoscevi magari all'epoca, rispetto a come lo può fare un ragazzino, oggi, secondo me, è diverso. Io voglio dire che comunque sono... contento che ci sia stato un pochino anche una sorta di rinascimento. Però Max, di scusa, questa... ma un gioco di questo tipo, a mio parere, non può non avere una trama. Uno, puoi anche scegliere di non farlo con la trama canonica, ma guarda che ha assolutamente una trama, Cioè non è il personaggio che si chiama Umbertino che deve andare a fare questa cosa, a mettersi degli innesti per togliersi le costole e farsi i soffoconi, però c'è una roba dietro. E c'è una roba che si può ricostruire, ma ce l'hai come? E anzi, ricostruirla è molto parte del fascino e si può fare alla grande. E cercheremo di farlo, eh. Esatto. Grazie a Canzi per il Prime. Cioè, c'è un racconto, c'è assolutamente un racconto. C'è. Alla fine non riesci, secondo me, ad avere una... Anzi, volutamente non riesci ad avere una consapevolezza piena di quella della funzione che hanno certi spazi, certe cose,
però una consapevolezza sfumata comunque ce l'hai, e c'è un racconto di due entità che comunque hanno un obiettivo e in qualche maniera è un racconto che parla di raggiungimento e frustrazione di questo obiettivo, ecco. Semplicemente è quello. Guarda, per me, per riassumerlo nella maniera più brutale possibile, in una parola, esatto, guarda, stavo dicendo quello che hai scritto qua, parla di vita, anche nel senso proprio biologico del termine. Per me è quello, per me è quello. Con tutto che io, Umbertino and the Quest for Fuconi, io giocherei un bot. Lo so. Sarà nel caso, se ci buttiamo nello sviluppo, ripartiamo da lì. Chiediamo il permesso a Ubisoft. Così. Però, cioè, ripeto, a me fa piacere parlare di questo gioco e sono contento se se ne parla qua. Se a qualcuno genuinamente è piaciuto, ad altri no, eccetera, ma va bene, cioè secondo me è tutto normale. Se vi è piaciuto tanto, non vi incazzate perché qualcuno gli ha fatto schifo. No, ma poi posso dire una roba, guarda, che qualcuno citava, ma l'operazione narrativa di Inside non è, secondo me, tanto differente, eh. Allora, secondo me Inside è un po' è più semplice comunque nel suo essere così, sì, comunque perché c'ha una distopia comprensibile, cioè più leggibile, più fruibile. Sì, va, il finale di Inside, no, spiegalo, no, vai. Fare il finale. Fruibile. Ti sto dicendo il gioco in sé. È più facile da decifrare, da capire lo svolgimento. Il finale assolutamente no. Il finale no. Il finale forse è addirittura peggio di questo. Il finale secondo è me peggio. Infatti sto dicendo se il finale non ci è anche metti peggio. Cioè, nel senso, se lo prendi per quello che è e non lo interpreti... No, infatti, in finale non si capisce una minchia. Però, quello che dico è che secondo me il gioco, anche solo se lo guardi un attimo... Sì, perché è, cioè, una distopia... Che va... No, ma tutto. Lo scorrimento del videogioco anni 80 è più facile da capire di sta roba alla Myst, con gli enigmi, che c'è l'arma, però l'arma non la usi tanto, che devi interagire con... Secondo me... è più comprensibile in quel senso, cioè pensa anche solo, ma no, l'inizio secondo di me Scorn più, secondo me è anche più comprensibile il contesto, perché esatto, comunque quell'idea di distopia, di controllo della mente di persone, di esiste, persone che diventano è radicata, del laboratorio, tutta questa cosa, cioè, c'è, però complessivamente secondo me, ripeto, ci sono delle sfumature, ci sono delle sovrapposizioni, cioè il laboratorio di Inside, che cazzo fa in quel laboratorio di Inside? Cioè, della fabbrica di lì che cosa fanno? Certo, cioè, mentre le prime fasi di Inside in cui c'è, ripeto, davvero il controllo mentale lì ancora, tutta la parte finale, dice che tipo di esperimenti, che cosa fanno, che cosa vuol dire? Cioè il finale di Inside, che cosa vuol dire? Oh, cioè se ci pensi, anche Inside parla di vita e di dolore, di sofferenza, di uno. Guarda, che si mette... La cosa che scrive Andrea, sono molto d'accordo. Inside è strano, ma è umano. Scorn no, la differenza sta lì. E secondo me è vera questa cosa. Cioè, comunque, la cosa bella di Scorn, che a me ha dato tanto, il fascino che fortissimo esercita su di me, sta nel suo essere proprio extraterrestre. Ma il fascino... Ma non stavo mettendo in discussione quella cosa lì. Stavo dicendo, che se uno percepisce il fascino dell'operazione Inside, l'operazione narrativa, non sto dicendo di gameplay, perché poi a livello di gameplay, secondo me, lì è proprio molto più lineare. Quello è canonico, certo, okay, certo. Però se uno percepisce il fascino dell'operazione narrativa di Inside, secondo me dovrebbe percepire il fascino anche dell'operazione narrativa di Scorn, a livello di tematiche, a livello di sensibilità e di richiesta interpretativa, perché sono due giochi che per essere compresi devi andare molto oltre. Quando è spento il gioco, incomincia quello nella tua testa. Esatto. Così, vero. No, ma io sono d'accordo che secondo me ci sta che possono essere. La cosa che aggiungo a favore di Inside è che comunque è più facile da vendere, da proporsi come gioco di Scorn. Invece, sì. Cioè, fa delle robe diverse, ecco. Vabbè, guarda, c'è Matteo che scrive Dungeon Dice. Che vuole comprare, Matteo? Che cosa vuole comprare su Dungeon Dice? Grande. Va bene, devo arrivare subito. Vai, lasciami due secondi.
online. Sembra che qualcuno stia già giocando God of War Ragnarok qui su Round 2. Per caso c'è qualcuno che magari ha preso un po' freddo nel weekend e ha un forte stimolo a tossire? No, non ce l'abbiamo il gioco, ma lo abbiamo già detto prima. Non ce l'abbiamo. Se anche l'avessimo non te lo diremmo. Ok. Potrei anche aver letto dei messaggi in questo istante. Però è questo balletto che gli costerà un dolore al ginocchio, potrebbe essere un riferimento oppure no. Non ce l'abbiamo ancora il gioco per i prossimi 10 minuti. No, non lo so, però non ce l'abbiamo ancora. E in ogni caso, comunque non lo diremmo. Mottura, dovrei fare un regalo a una ragazza a digiuno di giochi da tavolo. Cosa mi consigli? Bello questo. Ti consiglio, tra le cose che abbiamo giocato, guarda, l'ultimo Sagrada che abbiamo consigliato la volta scorsa è bellissimo. E secondo me con i dadi colorati può funzionare bene. Ti consiglio, se no, come si chiama quello? Codex Naturalis, gioco di carte, facile, bellino, funziona, bellissime illustrazioni. Secondo me anche quello ci sta. Sto pensando che altro ci può stare. Calico bellino. Grazie a Marco. Patchwork bellissimo, sono d'accordo. Patchwork è un gran bel gioco da giocare in due. Patchwork ci sta. Ce ne sono tanti. Guarda, io più che Calico ti consiglio di più Cascadia, che secondo me è proprio un gioco migliore, simile ma più bello. E sto pensando cos'altro buttarti lì. Beh, guarda, banalmente anche Cascadia, non Cascada, Cascadia, sì, Cascadia, che ha vinto il Game of the Year anche quest'anno. Santorini si fa fatica a trovarlo, Alex, è esaurito, è difficile da trovare. E se no, guarda, classicone come oramai Azul, il primo, è proprio fattibilissimo. Io ho giocato a Fort, divertentissimo e non banale. Fort lo adoriamo, Fort è molto molto bello, sì. Lo abbiamo anche consigliato, è figo. Cascade è tornato disponibile, era esaurito ovunque. Sì, dovrebbe essere tornato disponibile perché era andato esaurito per il fatto Game of the Year, ma dovrebbe essere tornato disponibile, credo. Però più o meno, cioè, lo stavano ristampando. Basta, in questi 10 minuti non fa più nulla. Niente, ci godiamo l'annuncio, ci godiamo questa cosa, va bene. Domanda che può sembrare stupida, ma ne sono curioso. Cosa ne pensi di Monopoli? Meld. Che succede? Vai, rispondi che poi devo leggere Case of the Golden Idol, vai. Sì. Vai. Penso che sia un gioco che ha ovviamente fatto la storia, che è un titolo incredibilmente pop, sinonimo di gioco da tavolo per tutta una serie di persone insieme a Risico, come quelli che dicono PlayStation per dire videogioco. Però è estremamente riduttivo, secondo me, limitare l'idea di gioco da tavolo nel 2022 a Monopoli. Riduttivo e anche quasi un po' colpevole, nel senso che è un gioco figlio della sua epoca. 20 anni fa poteva avere un senso, oggi secondo me se ti limiti a Monopoli sei un po' stronzo, onestamente. C'è troppo di meglio da giocare allo stesso prezzo o anche a meno, con delle dinamiche simili, per lo stesso numero di giocatori, per più giocatori. Cioè vuol dire essere limitati ad un gioco, facendo il parallelismo con Tetris. Cioè Tetris comunque è invecchiato infinitamente meglio di Monopoli. È come se fossi rimasto ai videogiochi, a Tetris, ma un Tetris brutto. Cioè Tetris che non ha saputo mantenere quel valore lì nel tempo. Insomma. Quando potete parlare di Plague Tale? Stasera alle 8. Pera. E saremo live e ve lo faremo vedere anche grazie al nostro portatile Asus ROG, punto esclamativo, Asus, clicchino, subito. Volevo leggere invece Aeferis, che dice, se lo trovo, era lì giù, no, quello era la risposta di Fossa. Comunque ho comprato e finito The Case of the Golden Idol, che avevi nominato qualche giorno fa, un gioiellino.
ragazzi, The Case of Vera. The Golden Idol, non lasciatevi trarre in inganno dalla grafica, dallo stile del disegno, che è un po', diciamo, superato. Sì, un po' bruttino anche, un po' Beavis and Butted nell'Ottocento. Giocatelo, perché è un investigativo molto bello, con un bel momento what the fuck, secondo me, proprio figo, e si finisce in... Ma non lo vuoi giocare in live, no? L'ho già fatto tutto. Valli, grazie mille, no, per i 5 mesi. No, dico ok, ma di per farlo vedere a qualcuno, cioè secondo te non rende bene? No, se tu sai già come farlo, che cos'è successo, perché l'idea è quella che ci sono praticamente varie scene, proprio modello quasi Return of the Obra Dinn anche in quello, cioè tu hai una scena del delitto, ok, e puoi girare liberamente all'interno di quella scena, una scena bidimensionale, non tridimensionale, quindi... Però ci sono varie schermate, ti sposti nelle stanze, guardi nelle tasche dei personaggi, ok? Guardi che cosa hanno, guardi, ascolti che cosa dicono. Però se tu sai già che cosa è successo... Certo. Non... Hai rotto l'incantesimo. Sì, 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 sì. Ma il signor Edgar come sta? Bene, vomita un po'. E la convivenza con Pera è un po' meno pacifica del previsto. Adesso è fuori che se la dorme sul balcone. Però vabbè, è un po' da gestire, l'avevamo fatta un po' più semplice di com'è. The Andrew invece ci cita Chicory, che sta giocando, veramente molto bello, mi viene da dire meraviglioso, da vedere anche se piuttosto semplice, è bello, mi ha catturato anche l'umorismo un po' scemo condito da personaggi che parlano dialetti diversi, la storia per ora è piuttosto lineare, credo che manchi ancora un po', vedrai, poi insomma anche a livello di tematiche diciamo che è un gioco molto molto forte, veramente... Bello, Chicory bello. Se ci avete fra l'altro il Plus Extra stava lì dentro, insomma, credo ci sia ancora. Ho deciso fra l'altro mercoledì ore 17 che cosa faccio. Mi chiama mercoledì, quanto cazzo di live fai? Non hai capito, io mercoledì poi vado da Bordone, stacco qui, vado da Bordone a registrare Joypad. Torno, faccio la live dalle 17 alle 19, alle 20:30 si riparte. Mercoledì per me è giornata campale. La live dalle 17 alle 19. Ma scusami, ma mercoledì non fa la mattina qua. No, ma chi me ne frega? Ma non fa lo stronzo, dai, la faccio da solo. Che me ne frega! No, la faccio da solo. La faccio da solo, sento magari. Dai, adesso va bene tutto, ma non ha senso. Sento Simone, sento Retrobigini, sento quello, ma dai, no, cioè. Mi fai finire di fare la promo? Scusa, che vai. Poi mercoledì dalle 17 sono sul canale PlayStation Italia. Ho deciso gli argomenti: Yakuza e Mitsubishi. Che poi è Giappone. Giappone. No, Sega, cioè Giappone. AM2 e AM3. Ah, giusto. Mitsubishi arriva da lì e Nagoshi arriva da. Lavorato con Suzuki. Ah, certo. Quello è. Vero. Quindi, cioè. Uno non ci pensa, ma capite quanto DNA Sega c'è ancora oggi nel... Quanto manca. Sono convinto che in un'epoca alternativa, sì, in cui Sega non è morta in quel modo lì, cioè sarebbe proprio un pilastro là, bello, un suo... Con la sua console ancora. Sì, ma con anche un suo DNA ancora persistente. Colpa vostra, ovviamente. Questo vedi, Wall si l'ha scritto, ovviamente. Sulla coscienza vostra, non mi è chiaro. Però sarebbe, cioè, ci sarebbe spazio ancora per quella roba lì, secondo me. Però io vado a sapere. E pensate che, porca miseria, Nagoshi arriva da un'epoca in cui veramente si poteva saltare. Nagoshi che ha fatto anche F-Zero, Sto dicendo, ah, okay. Nagoshi arriva da un'epoca in cui veramente si poteva saltare da Super Monkey Ball a F-Zero GX a Ryoga Gotoku. Un'epoca che non esiste più, ma comunque insomma proprio una struttura produttiva che dava
parte F-Zero che era stato fatto come contractor per Nintendo, ma che comunque anche all'interno di Sega dava una libertà totale, è vero, di spaziare, di spaziare fra generi diversi, e ti dava secondo me una formazione anche come game designer veramente allucinante. Sì. Ma ne parliamo mercoledì dalle 17 sul canale sempre di PlayStation. Sempre per parlare di quell'epoca lì, cioè pensate amici a Panzer Dragoon, che nasce con due sparatutto su rotaie e il terzo diventa un gioco di ruolo, cioè sempre per dire quanto ci fosse una libertà che è quasi caotica, nel senso sì, che sì. No, è come cazzo fa, cioè boh, completamente caotico, pure è successo completamente caotico. Forse è stata anche parte di questo, magari forse poca visione ma grande libertà creativa, parte di quello che li ha affossati, nel senso che forse definire meglio poteva essere più proficuo, non lo so. Grazie Mike per i sei mesi. Grazie. Ma secondo me in quell'epoca lì non definire è stato, cioè nell'epoca del passaggio dall'arcade, della compresenza fra arcade e console, secondo me quel caos creativo è stato imprescindibile anche per il successo, la sperimentazione. Il successo, la sperimentazione, la creazione veramente anche di professionalità che si dovevano formare in quegli anni, perché penso anche alla creazione di proprio giochi arcade un po' sopra le righe, cioè che fossero diversi l'uno dall'altro, che avessero una personalità. Jumbo Safari, che dovevi catturare le giraffe sulla Jeep, cioè a volte anche trovare proprio il concept scemo per vendere il cabinato aveva il suo perché. Tra l'altro Mitsuguchi ha cominciato proprio lì, facendo design di cabinati. Eppure Nagoshi, che era lì due. Eppure Nagoshi. Virtualon c'era in Giappone, l'abbiamo visto in varie sale. Virtualon ancora. Monkey Ball? Sì. È nato perché Sega ha detto: ah, i cabinati costano troppo. Nagoshi ha detto: vabbè, te ne faccio io uno che si controlla solo con una leva. Tra l'altro, in Giappone è andato malissimo. E invece in America sono impazziti per Super Monkey Ball. Tant'è che a Nagoshi gli hanno appiccicato l'etichetta di uno che aveva la testa in Occidente. Cosa che lui non gliene fregava veramente un cazzo, invece. Vabbè, ne parliamo mercoledì. Bello, bello. Quindi mercoledì ore 17 sul canale PlayStation Italia. Esatto. 17. Player in camicia. Il player in camicia, puntata numero 2. Poi ricordiamo gli appuntamenti, visto che siamo in chiusura. Oggi alle 16 qui, su Round 2. Sì. Giochiamo e non recensiamo, ma vediamo... Vi darò io. No, che alle 16? Io. Alle 18, scusate. Alle 18. Si parte alle 5 e mezzo... Per un mezz'ora di chiacchiera, e alle 18 si fanno cose. Primo gioco che non possiamo nominare, che sto giocando io. Usciranno le recensioni, non faremo una recensione perché i tempi proprio di embargo sono stati no, quindi ne parliamo, lo giochiamo anche dal vivo, rispondo alle vostre domande, lo vediamo insieme. Già vi posso dire che le prime due ore sono estremamente esplicative, si vende benissimo. Ok. E si capirà quanto, come posso dire, quanta ispirazione c'è dietro questo lavoro. Due giochi di roditori. È vero, due giochi di roditori. Esatto, due giochi di roditori. E poi dalle 20 invece quello si può esplicitare. E Plague Tale, in questo caso con una recensione più canonica, con l'audio recensione, non la video recensione, ma l'audio recensione. E anche se la video magari se tu te la giochi un pochino, si può fare. Potremmo fare, io ho acquisito tutto, eh. Cioè magari facciamo con domande e risposta. Esatto, più che... bravo, sì, ci sta, la facciamo così. E con... Domani magari registriamo, sì, anche va bene, tre. Va bene, alla grandissima. E con... Chiara, preparati perché quella tocca a te. E con... Poi il gameplay a seguire, cioè chiacchiera, domande, risposte, ma iniziamo l'avventura vera e propria di Plague Tale Requiem, su cui, attenzione, ci saranno delle cose da dire, forse un po' sorprendenti, chissà, vediamo. No, secondo me, sì. Dici? Secondo me, vabbè, ne parliamo dopo, io mi aspetto le recensioni un po', vediamo. Quindi oggi così, mercoledì appuntamento dalle 20:30 per commentare quello che sarà il reveal di Silent Hill con Konami.
che ci sarà poi alle 23, quindi alle 11. Giovedì, grazie a Francesco per i 3 mesi, giovedì invece un altro appuntamento lungo, perché alle 13 scade l'embargo di Gotham Knights, anche lì non credo che arriverà una recensione definitiva, ma vediamo, no, dopo quello che è, dopo il messaggio è ancora più difficile, però comunque lo giochiamo. E poi ci spostiamo invece su Batora Lost Heaven, che esce, è un altro gioco italiano, e quindi gli daremo spazio. E e venerdì Raidino? Facciamola a Nanni. Dai, Raidino a Nanni. Nanni che è in Svezia. Ma in Norvegia. In Norvegia, è vero. Ciao amici. Oh, 5:30 oggi, Puntuali. Oh, siateci, guardami. Siateci. A dopo.